cosa c'è di più bello dell'estate? La piscina, il sole, tanto freddo. In realtà ci sarebbe qualcosa di più bello. Oh sì. Tutto questo potrebbe essere ancora più bello se io fossi una sirena. Avere una bellissima coda colorata, nuotare velocemente e vivere sott'acqua. Come sarebbe bello. Mi è venuta un'idea. Io voglio essere una sirena e voglio vivere sott'acqua. Ma per farlo mi servirebbe avere tipo una casa sott'acqua. Mi servono tante cose per vivere. Quindi potrei costruirla. Io oggi costruirò una stanza segreta in piscina, perfetta per una vera sirena. E deve essere segreta e nascosta, perché non voglio che Eric mi disturbi mentre lo faccio. State a guardare. Sì. 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 Ok. Eric mi sembra parecchio impegnato. Bene, sono sicura che resterà lì per un po'. Per prima cosa mi servono dei mobili in piscina. Come una sedia. Questa è perfetta. No, però deve andare giù. Così. Non è bellissima? Adesso ho una sedia in piscina e posso sedermi. Comoda. Una poltroncina e anche un tavolino. Così. Un altro tavolino da salottino. Giù. Ok. Così. Magnifico. No, aspetta. Stai a galla. No, no, devi stare giù. Se no non mi serve a niente. Ok, dovrebbe funzionare. No, invece no. Continua a tornare su. No, quindi lui non va bene. Allora non tutti i mobili vanno bene. Devo trovare soltanto cose che vanno a fondo. Questo galleggia. Via. Yeah. Ho portato anche una bellissima sdraio per prendermi il sole. Anche le sirene prendono il sole e si abbronzano. E dai, vai giù. Devi andare giù. Sei fatto di metallo. Vai giù. Pensate che vada bene anche così? Oh sì, ok. Ci metto sopra. Perfetto! Oh no, vado a fondo anch'io. Tipo questo. Questo va a fondo. Ottimo, però bisogna anche decorarla perché deve essere una bellissima stanza segreta in piscina. Ma soprattutto devo sbrigarmi. Devo posizionare tutto e poi coprire tutto per renderla segreta. Prima che Eric passi di qui e se ne accorga. Questa sarà la zona pranzo. Un piatto. Oh, sta fermo, va giù. Ok. E anche il bicchiere. Qui c'è la zona pranzo. Ho portato anche dei pesi. Una sirena deve mantenersi in forma. Questi affondano di sicuro. Ui. Questa, se riesco a farlo, sarà una bellissima decorazione. Allora, devo mettere le palline in acqua così e girarle così. Guardate! Guardate! No, però non sta giù. No, non sta giù. No, no, stai giù. Oh! Posso tenerlo così? Questo sarà il mio tavolino galleggiante! Non è bellissimo? È anche molto di design. Dove appoggerò le cose che non devono andare a fondo, tipo il cellulare o il nostro libro. Voi ragazzi, lo avete già letto? Il viaggio nella galassia di Eric e Dominique lo trovate in tutte le librerie e su Amazon. Forse erano meglio delle alghe, ma non ce le avevo, quindi ho portato una pianta. Secondo voi galleggerà o andrà a fondo? È di plastica, però è pesante. Secondo me va a fondo. Vediamo. Sì! È perfetta! Guardate che bella! Non sembra una pianta marina? Ho portato anche altre decorazioni, ma non ne sono sicura. Secondo voi galleggiano o affondano? Scrivetelo nei commenti. Secondo me andranno a fondo. Proviamo. Oh, dai! Dai, cagnolino, fai un bagnetto! Dai, scimmia! Niente, allora non mi servono niente. C'è solo un problema, il mio tavolino decorativo se ne va. Ehi, qua! Torna a casa, da quella parte. E adesso ho gonfiato queste due belle piscine. Sapete a cosa mi serviranno? Queste saranno il tetto della nostra casa. Lo so, è un'idea geniale, guardate. Riuscite per caso a vedere i mobili che ci sono qui sotto? No! Dall'alto si vedono soltanto tre piscine gonfiate e semplicemente messe sotto sopra. Ma non fa niente, soltanto delle tre piscine messe
rimanesse male. Quando Eric passerà da questa parte e le vedrà, non le noterà nemmeno. Di sicuro non potrà mai immaginare che lì sotto c'è la mia stanza segreta. Oh, sì, forse non dovrei urlare. Io potrò starmene nascosta lì sotto senza che Eric se ne accorga. Venite con me. Andiamo. Benvenuti. Guardate, ragazzi, questa sì che è super segreta. Mi sento protetta e riparata qui dentro. E si sta bene perché mi protegge anche dal sole. Anche se c'è uno strano rumore, c'è eco. Vabbè, non fa niente. Guardate, avete notato? Sono dentro l'acqua seduta sulla poltroncina. E qui c'è un bicchiere. Però c'è dentro l'acqua della piscina, quindi non so a cosa mi serva. Non posso berla. Vabbè, però ci stava bene. E potrò anche mangiare. Però prima devo andare a prendere il cibo. Anzi, posso approfittare di questo eco per dirvi una cosa importante. Ragazzi, iscrivetevi al nostro canale. Siete già tutti iscritti? Perché se qualcuno di voi non è ancora iscritto, devo assolutamente farlo adesso. Clicca qui sotto. Fatto? Iscritto? Non puoi assolutamente perdere tutte le cose incredibili che faremo. E questa è solo la prima stanza. Venite con me nelle altre stanze. Dominique! Dominique! Dove sei? Eric! Ehi, Dominique! Mi sta chiamando! Sta chiamando me! Oh no, mi sta cercando. Potrei starmene qui nascosta. Ma se venisse a controllare? Magari si preoccupa perché non mi trova. Ok, andiamo. Bene. Non mi ha visto. Ehi, Eric! Sono qui! Eccoti, Dominique! Ti ho cercata ovunque. Che stavi facendo? Ero qui, non stavo facendo niente, niente. Tu stavi facendo il bagno in piscina, capelli bagnati, costume, tutta bagnata. Stavi facendo il bagno in piscina. No, è che sono caduta in acqua. Potevi avvisarmi, così venivo anch'io. Ma veramente io... Comunque, è proprio quello che avevo intenzione di fare. Stavo per venirtelo a chiedere. Ho già messo il costume. Dominique, andiamo a divertirci in piscina. No, aspetta. Che cosa? Ma tu dici adesso vuoi andare in piscina? Certo, adesso, proprio in questo momento. Ma no. Perché? Come no? Perché c'è il sole. E poi tu vuoi andare sempre in piscina. Sì, è vero, ma adesso non mi va. Ma se lo stavi facendo senza di me? Tu stavi facendo il bagno. Sicuramente l'acqua era di una temperatura perfetta. Che c'è? Ho dimenticato le tovaglie. Sì. Potresti andarmi a prendere le tovaglie, per favore? Perché c'è un po' di freddo poi quando esci dall'acqua. Le trovi dentro. E quello è il problema? Ci penso io. Oh. Torno con le tovaglie e poi mi tuffo un gran tuffo. Ok, ti aspetto qua. Preparati. Sì, ti aspetto. Non tuffarti senza di me. Ok. Oh no, questo è un problema. Non ci voleva proprio adesso. Perché Eric vuole farsi il bagno in piscina proprio adesso? Avevo appena finito di costruire la mia stanza. Non sono ancora neanche diventata una sirena. Devo fare qualcosa. Se viene a farsi il bagno in piscina, ovviamente si accorgerà di quello che ho costruito. Da fuori non si vede, ma se dovesse entrare... Devo convincerlo a non entrare in acqua. Come posso fare? Ci vorrebbe una scusa, un problema. Ci sono! Un momento. La nostra soluzione si chiama meduse. Guardate, sono delle meduse. Finte, ovviamente. Ma sembrano vere. Cosa succede quando vedi che in acqua ci sono delle meduse? Probabilmente non ti fai il bagno, perché hai paura che ti possano pungere. Sì, alcuni sono più coraggiosi, ma Eric no. Quando vede delle meduse, scappa. Quindi, basta soltanto buttarle in acqua. Adesso nella nostra piscina ci sono delle meduse. Eccomi, Dominique! Le ho prese! Sei pronta per il bagno? Aspetta! Che c'è? C'è un problema, Eric. Un gran problema. Dai, Dominique, ci sono le tovaglie. Cos'altro ti serve? Mi sa che per oggi non possiamo fare il bagno. Per oggi? E perché? Mentre ti aspettavo, stavo guardando la piscina. Sì? E ho visto una cosa incredibile. Che hai visto? Guarda lì. Dove? Guarda in acqua. Non può essere, è quello che penso io. Sono proprio delle meduse. Lo so, è quello che stavo cercando di dirti. Non possiamo farci il bagno se ci sono le meduse. Ma no, aspetta Dominique, non può essere, non ha senso. Sbaglio o le meduse stanno nel mare, negli oceani? Questa qui è una piscina. Tu hai mai visto delle meduse in piscina? Sì, le ho viste adesso. Non le hai viste anche tu, sono meduse. Sì, lo so, ma le meduse stanno in mare, che ci fanno qui? Prima d'ora, le avevi mai viste? No, certo, però no. A volte può capitare. Sai, ho sentito dire che a volte le meduse vengono spinte dal vento. E là c'è il mare, guarda. Spinte dal vento? Sì, forse loro da lì. Da lì? Dal mare. Dal mare. Sono volate via
Sono arrivate qua. Le meduse nuotano, anzi neanche nuotano, vengono spinte dalle correnti. Dominic, ascoltami, le meduse non volano. Di questo ne sono sicurissimo e non possono essere in piscina. Sì, però... Però ci sono! Non posso farci niente io, ci sono le meduse, non vorrei mica essere punto da una medusa, No. E allora, se non vuoi essere punto, ascolta me. Niente bagno, mi dispiace. Ma non è giusto. E allora, Dominique, io chiamerò aiuto. Sì, qualcuno che prenda le meduse e le porti in un altro posto. Al mare, ad esempio. Chi chiami? Un medusologo. Un medu che? Un medusotore. Un medu chi? Un medudottore, non lo so. Qualcuno che c'entra con le meduse. Vado a chiamarlo. Ok. Comunque, Eric, che peccato che non possiamo farci il bagno in piscina oggi, vero? Che peccato. Vabbè, sarà per un'altra volta. Missione compiuta. Lo so, sono un genio. La mia scusa ha funzionato alla perfezione. Eric non entrerà mai a farsi il bagno con quelle meduse. Ma io ovviamente so che sono finte, quindi andiamo in acqua. E finalmente posso essere una vera sirena. Guardate, guardate la mia coda, non è bellissima? Ma non possiamo stare qui fuori allo scoperto. Andiamo nella nostra stanza segreta. Venite, entrate. Dopo tutta questa fatica mi è venuta fame. Mi sono portata della buonissima frutta. Buona. E mangiarla qui è comodissimo. Secondo voi le sirene mangiano l'uva? Cioè, io sono una sirena e la sto mangiando, quindi sì. Ci sono davvero delle meduse in piscina. Se non mi crede, le mando una foto. Certo che conosco la differenza tra un sacchetto di plastica e le meduse. Le assicuro che quelle sono delle meduse. Allora, quindi quando è che verreste a toglierle, per favore? Cosa? Ma no! Le devo togliere io! Io non le tolgo quelle lì! Io non sono un esperto, lei è esperto, penso. E io come faccio, scusi? No, lei non capisce la gravità della situazione. No! Mi ha chiuso! Va bene, allora è questo quello che farò. Le tolgo io! Quest'uomo, poco gentile al telefono, ha detto che è facile perché le meduse non si muovono tanto. Dice di usare un retino, un secchiello e un mare. Posso farcela! Dai, Eric, dai! È proprio come una vera sirena, posso stare sia con la testa fuori dall'acqua e sia sott'acqua. Questa è la mia stanza palestra. Qui posso allenarmi con i pesi. Così, per mantenermi in forma. Ok. È un po' difficile e faticoso usare i pesi sott'acqua. Non deve essere facile allenarsi per le sirene. Questa invece è la mia stanza relax. Credo che sia la mia preferita. C'è la mia bellissima sdraio, dove posso semplicemente rilassarmi e anche dormire. E poi, mentre sono sulla sdraio, posso leggere il nostro libro. Ah, è sempre bellissimo. Potrei leggerlo migliaia di volte. Sono pronto! Libererò questa piscina dalle meduse! Ho tutto all'occorrente! Ho preso le giuste precauzioni! Le meduse possono essere pericolose! Ma io ce la farò! Prenderò queste meduse e le porterò in mare aperto! È facile! Devo solo afferrarla con il retino! Dai, non scappare! Aspetta! Stai ferma! No! Riproviamo! Ma che... cos'è? Ma è un retino! Ma chi è? No! Avete visto, ragazzi? Cosa ci fa quel retino qui? Di sicuro non può muoversi da solo, quindi... Eric! Ferma, stai ferma! Oh no, ci sono quasi, ci sono... Facciamo silenzio, non deve scoprire che sono qui dentro. Non devo farmi sentire. Oh no, scappa ancora, ma sono troppo intelligenti queste meduse. Presa. Oh no. Vabbè, ma non può vedermi. Non mi scoprirà. Ma cosa sta facendo con quel retino? Cosa cerca di prendere? Quel tizio aveva detto che era facile. Non è per niente facile.
Le meduse! Medusa, vieni qua, medusa! Vieni. Oh no, sto cercando di raccogliere le meduse. No. Se le raccoglie poi vorrà farsi il bagno. Dai che posso prenderle, le posso prendere. Ci sono. Ah, come faccio a farlo andare via adesso? Da quando Eric è così coraggioso da voler prendere le meduse? Uffa, io mi stavo così tanto rilassando qui dentro. Appena sarò scoperta, il relax finirà. Presa! Oh no. Quella è la mia coda! Oh no! Ehi! Quanto pesa? Ehi! Ma cos'è? Cos'è quella cosa? Cosa c'è lì sotto? Tiro! Cos'è? Cosa? Dominique! Ciao! Dominique, ma che ci fai in acqua? C'è una medusa vicino a te, attenta! Ah, una medusa! Ah, sì, certo! Aspetta, ma perché sei una sirena? Oh, l'hai notato? Sì. Attenta, Dominique, ti sta toccando, allontanati! Oh no, l'hai presa in mano! Sì, non ti brucia, fa male, vero? No, no. Mi ha toccato! Brucia tantissimo! Brucia! Oh no, brucia! Aiuto, brucia! Aia! In effetti non brucia. Ma è finta. Ci hai messo un po' di tempo a capirlo. E tu cosa ci facevi lì sotto, in piscina, sotto questi gonfiabili? Non c'è niente. Un tavolino, un vaso, una pianta. Ma che ci fanno tutte queste cose? Benvenuto nella mia stanza segreta. Non ci posso credere. Solo che adesso non è più segreta. Vorrei dire nostra stanza segreta. Arrivo. Wow, è bellissimo. Perché non me l'hai detto subito, dai? Ecco, qui nel relax. Wow.